pensato, no, è impossibile, non lo farò mai. Poi Paola ha insistito, no, dai, questa è una bella occasione. E allora ho iniziato a pensare che forse poteva esserci anche la possibilità di riuscirci. E pian Quindi, piano il mio pensiero è cambiato. Primo momento, no, ma è impossibile. è stato il merito, però se non ci fosse stata Elisabetta, io non so se l'avrei fatto, devo dirti la verità. Perché fatto con lei mi ha dato una forza molto importante, molto sicuro, Attivissimo, positivo, devo direi, dire, ci siamo ancora più attivissimo. rinsaldati, ci siamo conosciuti ancora di più. È stata un'occasione per scoprire delle cose, perché quando vivi in una situazione così particolare, senza niente, senza le piacere sicurezze, fuori dal contesto lavorativo, famiglie, rapporti, comunque bene o male ti sostengono, ti appoggiano. E devi veramente guardare chi hai di fianco. E io ho guardato molto di più Paolo e l'ho visto in questa sua natura appassionata verso l'altro, perché lui incontrava le persone in questo modo. Io mi sono ritrovata più povera in questo senso, perché a volte la stanchezza superava il desiderio di incontrare, devo riconoscere. E questa cosa mi ha insegnato. L'idea di andare a incontrare le persone che normalmente tu quando fai un viaggio no, dei posti, invece lì proprio abbiamo incontrato delle persone, cuori belli, gente bella, sorrisi, Bambini ospitalità, pazzeschi. Ci bambini, meraviglioso. mancavano i nostri nipotini per Sì, anche me. per me, Alcune non mi facce, dimenticherò alcuni mai. volti. Bellissimi paesaggi, ma forse Le bella facce, questa faccia. persone. Beh, allora io ero molto preoccupata dell'aspetto, appunto, dove dormirò, non avendo niente, perché non mi è mai capitato. Tra l'altro io non ho mai fatto campeggio, cioè non ho mai fatto niente di troppo avventuroso, anche se mi piace la natura, mi piace muovermi, fare. Però di questa cosa ero abbastanza preoccupata. E l'ho superata bene, mi sono adattata, mi pulivo le mie situazioni dove non mi cioè, vedevo che c'era un po' di pericolo e quindi mi sono adattata. Spirito di adattamento buono. Romagna mia, sento la nostalgia del passato quando ho lasciato la casa mia. Non ti potrò scordare, casetta mia, in questa notte stellata. Lì c'erano le notti stellate, la mia serenata d'amore. Io canto per te.